Ciao a tutti quanti, oggi voglio parlare di diete, visto che stiamo avvicinando il periodo di giugno, siamo ancora nel mese di maggio, quindi ho deciso di parlare di questo argomento. Come voi sapete già, io non sono né nutrizionista né dietologa, però voglio dare la mia opinione al riguardo. Quindi non vi posso dire questa dieta funziona, questa dieta non funziona, perché non ve lo posso dire perché ogni persona ha un metabolismo diverso, non posso dire questa dieta funziona a tutte le persone, no, non me lo posso dire perché non sono né nel campo e né posso dire questa cosa. Stavo su internet e ho trovato questa dieta che non sapevo che esistesse perché ci sono così tante diete, ma questa mi ha colpito perché, e mi spiego anche perché. Dice la dieta dei 22 giorni per tornare in forma in meno di 11 kg in 3 settimane. Cosa sostiene questa dieta? Il primo punto che sostiene è quello di scegliere un cibo vegetale al posto di quello elaborato. Come voi sapete, i cibi elaborati non sono chiamati come junk food molto spesso con le calorie vuote. Come voi sapete, come ho fatto un altro video, parlo anche di junk food ed è giusto che si mangi anche quello, però dobbiamo stare attenti a quanto ne mangiamo. Però nel link che vi poi posterò dice che più un alimento si presenta come naturale, meglio è. Il consumo di frutta e verdura vicine alla propria condizione naturale permette all'organismo di concentrarsi sulle attività di disintossicazione anziché investire energie nella digestione dei cosiddetti cibi spazzatura, gli alimenti, come ho detto prima, i junk food, che i cibi spazzatura sono molto più elaborati. Il secondo punto che sostiene questa dieta è di consumare 3 pasti al giorno. E dice, le persone ingrassano perché mangiano fino a che si sentono sazie. Ascoltate i vostri segnali interni e mangiate con moderazione. 3 pasti al giorno e mai mangiare prima di andare a letto. Devono pesare almeno, devono passare, scusate, almeno 2 ore prima di coricarsi. Poi parla della misura 80-10-10. Quando ho letto questa cosa mi sono un po' meravigliata, nel senso che cosa voleva intendere. E sono andata a leggere molto in più e dice, per una dieta sana la composizione è pari a 80 di carboidrati, 10 di grassi e 10 di proteine. Facile da ottenere in un regime base vegetale, perché la frutta e la verdura sono ricche di carboidrati complessi e grassi poveri. Poi diceva di fare attività fisica e consigliava almeno 30 minuti al giorno. E poi sostiene di bere acqua e di eliminare tutto ciò che è gassato. Pesa poco, sono come quello che vi dice il nutrizionista e dietologo, però date sempre da chi è capace, perché non è molto facile dire questa dieta funziona a tutti, poi ognuno ha un metabolismo diverso, quindi non si può dire ah sì, questa dieta ti fa bene, ah no. Quindi il consiglio che vi ho sempre dato di andare sempre da persone qualificate, perché loro sanno moltissimo cosa abbiamo bisogno sempre. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mi mando tantissimi saluti e un bacio. Ciao!